Officina Comunale ospita oggi, domenica 3 aprile, un meeting interregionale di nuoto riservato ai ragazzi diversamente abili con Paolo Icardi, che è del gruppo sportivo Pegaso, che è la società organizzatrice. Facciamo il punto di questo importante evento che potremmo chiamare della ripresa. Giustamente hai detto, Beppe, è per noi un vanto di gioia poter riprendere ad Asti, che ospitava sempre i campionati regionali. Questo è più che un campionato regionale, ci sono 135 atleti e nonostante la fermata di 2 anni c'è una forte ripresa, come vedi nella partecipazione. 10 società interregionale, 9 del Piemonte, 1 della Liguria, 135 atleti, è un risultato importante anche sul piano emotivo. E questo conferma quanto abbiamo già detto, grazie al lavoro delle società che non si sono mai tirati indietro, gli stessi allenatori responsabili, e speriamo di poter continuare anche negli altri sport come per il nuoto a raggiungere questi livelli. Finalmente stiamo uscendo da questa pandemia che ci ha veramente messo in ginocchio come un po' tutte le federazioni. È il terzo meeting che facciamo in Piemonte. Siamo passati dagli 80 di Novara ai 100 di Torino, qui ce ne sono quasi 130 di ragazze che arrivano dalla Liguria e dal Piemonte, quindi vuol dire che stiamo un po' per volta recuperando il tempo che purtroppo abbiamo perso per causa il Covid. Ezio Mosso, presidente del Panathon Club di Asti, che nel mese di aprile festeggia il 60ennale, una presenza quella del Panathlon ormai consueta accanto al gruppo sportivo Pegaso e ai suoi atleti diversamente abili. In questa ricorrenza non poteva mancare il nostro pensiero alla società leader per persone diversamente abili, ricordando anche la grande memoria del fondatore, grande panatleta Giorgio De Alexandris. Maurizio Rosero, sindaco di Asti, da sempre attento al mondo della disabilità. Dopo l'inaugurazione dei campi bocce dello scorso luglio, oggi è presente a questo meeting interregionale di nuoto per ragazzi diversamente abili. Sì, intanto io devo ringraziare la Pegaso che come sempre ci rende orgogliosi di avere un'associazione sportiva come questa sul nostro territorio. Poco alla volta stiamo tornando alla normalità, il Covid è vero non è ancora sconfitto, però grazie alle vaccinazioni stiamo andando verso il ritorno alla normalità e lo vediamo anche da questi eventi. Ritorniamo a trovarci, a socializzare e a creare importante iniziativa come quella di oggi. Per la città di Asti è davvero un onore ospitare un meeting interregionale di nuoto che consente a tanti ragazzi di potersi esprimere nello sport, cosa che senza società come la Pegaso non avrebbero potuto. Quindi davvero un grazie di cuore a nome di tutta la cittadinanza.